Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per raccontarvi una piccola esperienza che ho avuto e che mi ha veramente reso felice e mi ha arricchito profondamente. Mi trovo in Umbria, sono in vacanza con la mia famiglia in un casolare molto carino con piscina, insomma mi sono isolato con parenti, amici e fortunatamente mi sono trovato in un luogo molto molto vicino a dove abita Alex Visani, noto regista di cinema indipendente, di horror indipendente, autore del film Stomach e fondatore della Spasmo Video. Insomma, sono stato invitato da lui e da Lorenzo Lepori ad andare sul set di questo film che uscirà comunque entro l'anno e uscirà in home video, poi farà un po' il giro degli eventi, insomma delle proiezioni, festival eccetera. È un film con la regia di Lorenzo Lepori e con la fotografia curata da Alex Visani. Sono stato invitato a presenziare, insomma, a stare con loro e a vedere, insomma, come lavorano per alcune scene che sono state appunto girate dopo, perché le riprese erano già finite e queste scene, insomma, servivano per migliorare comunque la resa narrativa del film. Questa è un'operazione che si fa anche nel grande cinema, non solo nel cinema indipendente ma anche nel cinema più mainstream. Può capitare che al montaggio ci si renda conto che c'è bisogno di rafforzare certe cose o manchi qualcosa. Insomma, fare un film non è mai facile. Per me è stata una figata incredibile andare là, essere invitato da Lorenzo, da Alex. Ho avuto modo di fare delle riprese con la mia GoPro, ho fatto quello che potevo perché comunque io non sono un regista, non sono neanche un operatore e quindi per me non è stato semplicissimo. C'era anche con loro Daniele Marinelli, che si occupa appunto della registrazione del suono del film, e da lui ho imparato un sacco di cose molto fighe sul fatto che quando si gira un film comunque l'audio non è solo prendere l'audio della presa diretta, ma è anche acquisire dei suoni e delle voci, degli elementi sonori anche in modalità separata dalla ripresa del film, per poterla poi rimontare, aggiustare, insomma avere un suono chiaro. Del resto stiamo parlando di fiction, quindi a volte è necessario avere un suono più forte di quello che nella realtà viene emesso durante la recitazione, oppure possono esserci degli inconvenienti, soprattutto nel cinema indipendente che appunto non lavora negli studios. Può passare un'ambulanza, può passare un bambino che piange. Mi è partito la registrazione, stavo dicendo. Insomma, ho potuto intervistare Daniele Marinelli, e Lorenzo Lepori e Alex Visani sul set. Ho potuto fare delle riprese di queste scene che hanno girato ed è venuta veramente una cosa molto molto carina. Io spero che, insomma, Lorenzo mi ha già detto che, insomma, se viene una roba interessante si potrà inserire eventualmente negli extra del DVD. Io spero che la cosa accada, se non accadrà, insomma, poco male. Sarà loro deciderlo, nel caso comunque potrei sempre pubblicarlo sul mio canale. Per il momento non vi posso dire il titolo del film, però so delle cose, so che è veramente un film malato, pieno di horror, splatter, violenza, sesso, cose, insomma un film allucinante. E se me lo dice Alex, che conosco, e conoscendo anche un po' Lorenzo, posso crederci. Un film allucinante, quindi aspettiamoci qualcosa di veramente fuori di testa. Dovrebbe uscire entro l'anno con Digit Movies e poi farà anche un po' il giro di qualche festival, e sono sicuro che sarà qualcosa di notevole, perché comunque ho avuto modo di vedere Beyond the Omega in anteprima, che è un film prodotto da Lorenzo Lepori, diretto da Mattia De Pascali, ed è anche quello un film allucinante, dove
ma veramente fuori di testa, un film che omaggia Buio Omega di Joe D'Amato, dove appunto in questo Beyond Omega Lorenzo Lepori è l'attore protagonista, veramente molto bravo, veramente difficile trovare nel cinema indipendente attori così bravi, protagonisti che insomma reggono tantissimo, tanto la trama e trascinano sulle loro spalle l'intera storia. Ringrazio veramente Lorenzo e Alex per l'invito, ringrazio anche tantissimo Andrea Valecchi, che è il insomma colui che si è occupato degli effetti speciali di Stoma e che in questo film ha fatto una comparsa e ha aiutato un po'. Lo ringrazio tantissimo perché mi ha accompagnato a casa fondamentalmente ed è stato molto gentile, è stato anche piacevole, infatti abbiamo parlato di cinema tutto il tempo e questa cosa ha fatto sì che sbagliassimo strada tipo 16 volte. C'era anche Ingrid Monacelli, che in questo film di Lorenzo Lepori non è attrice ma appunto aiuta alla produzione insomma come può. Grazie a tutti per la bellissima giornata e per le cose che veramente ho imparato, e per le cose che ho potuto vedere e imparare sul set di Lorenzo Lepori. Il mio esordio nel mondo del cinema è rimandato a data da definire, ma non vi preoccupate, prima o poi accadrà. Ma anche no, insomma. Comunque si sta scaricando la batteria della GoPro e quindi qua finisce il mio video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like e soprattutto commentare. Intanto vi faccio salutare un simpatico essere che, guardate chi c'ho là sopra, ricorda vagamente un alce che c'era in un film horror molto molto importante. Ciao ragazzi, alla prossima.